utilizzare sempre latte ad una temperatura compresa tra i 0 e i 4 gradi, mai precedentemente riscaldato. Riempire la lattiera per circa la metà della sua capienza, spurgare il vaporizzatore ed inserire la lancia appena sotto il livello del latte. A questo punto, aprire il vaporizzatore e, per un maggior controllo della temperatura, appoggiare la mano alla lattiera, oppure munirsi di un termometro. Abbassare leggermente la lattiera per portare la lancia al livello del latte, per consentire un maggior inserimento di aria che creerà la crema. Questa deve raggiungere un volume del 20% rispetto al latte versato. Eseguire questa operazione nel minor tempo possibile, senza mai superare i 65 gradi Celsius. Vedremo ora la realizzazione di tre decori base: la mela, il cuore e la foglia. Prima di iniziare i decori, ruotare la lattiera per tenere sempre ben amalgamati la crema ed il latte. Questi decori vanno eseguiti subito dopo la montatura del latte, in quanto la crema sarà più compatta. È possibile aumentare il contrasto di colore con una semplice spolverata di cacao sopra il caffè. Tenere la tazza leggermente inclinata, versare il latte avanzando con la lattiera verso il centro tazza, muovendo la lattiera a destra e a sinistra, aumentando la velocità di caduta. Versare lentamente il latte al centro della tazza, riempiendola sino a metà. Aumentare la velocità di caduta del latte, muovendo la lattiera a destra e a sinistra, creando un disegno simile a un cerchio. Concludere la figura disegnando la punta del cuore, avanzando repentinamente verso il bordo della tazza. Versare lentamente il latte partendo dal bordo tazza e riempirla per circa la metà. Aumentando la velocità di caduta del latte, creare un movimento ondulatorio da sinistra a destra, retrocedendo fino al bordo tazza opposto. A questo punto, tagliare la figura con un filo di latte. Dopo aver preso dimestichezza con le figure base, è possibile decorare anche con l'ausilio di un pennino.
Vedremo ora alcune sequenze dove realizzeremo alcuni decori con l'uso del topping.